Smith, benvenuti, buongiorno. E siamo qui con la dottoressa Maria Grazia Santagnino, la nostra nutrizionista di fiducia, insieme a Tommasino, che salutiamo. E vi ricordiamo sempre la possibilità di fare domande perché i nostri nutrizionisti sono ovviamente contenti di potervi accontentare. Allora, oggi accontentiamo i non alchimisti della situazione, nel senso c'è chi ovviamente fa il piccolo chimico e se lo porta dietro nelle gare, chi invece è un po' più leggero, giustamente, magari Per sentimento. chi favorisce la gita fuori porta tranquilla e serena e va in gara così spensierato, però vuole comunque seguire la giusta alimentazione, magari soprattutto in vista della gara che dovrà affrontare. Però diventa difficoltoso magari regolarsi sulla quantità, sul quantitativo delle cose da mangiare. Quindi, come può una persona, ma questo vale in generale, regolarsi sui pasti e sul quantitativo da mettere in un piatto? Quindi, come può regolarsi sul peso sostanzialmente dell'alimento? Esiste un modo per. Allora, io in genere metto in mezzo questo argomento quando ho a che fare soprattutto con persone che trascorrono perlomeno metà della giornata fuori Per casa, lavoro, magari sì. esatto, e non hanno la possibilità di, ovviamente, perché magari non stanno a casa, di pesare un alimento, magari stanno al ristorante, non puoi chiedere al cameriere: scusami, mi pesi 8 grammi di pasta, 8 grammi no. Allora Giurerei dico, che c'è chi l'ha fatto. no, posso immaginare chi. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sembra un velo pietoso. E quindi niente, utilizzare, ci sono diverse unità di misura, si possono utilizzare diverse unità di misura per poterci alleggerire da questo punto di vista. Gli americani in questo senso la fanno da Sono padrona. sempre più avanti di noi. Esatto, perché ovviamente loro quasi sempre mangiano fuori casa, quindi loro utilizzano il piatto come unità di misura, ovvero dividono il piatto in quattro parti. E un quarto del piatto in genere deve essere riempito da una quota proteica, che deve essere sostanzialmente o di carne bianca o di pesce, o possono essere anche proteine di origine vegetale sotto forma di latticini. Metà del piatto la dobbiamo, deve essere riempita con vegetali, quindi vegetali oppure ortaggi, quello che preferiamo, e un altro quarto del piatto cereali. E No, da cereali. qui mi viene da ridere perché dico, se lo facessimo qui in Campania saremmo capaci di inserire Un di piatto così, ma un tutto. piatto che diventa così alto, Ecco perché qui non è ancora arrivato. Andremo oltre. Andiamo avanti. l'altro quarto, uno spicchiettino piccolino, deve essere riempito con cereali, quindi appartengono alla famiglia dei cereali, il riso, la pasta, le patate, ma anche della frutta, o magari se non voglio mangiare né frutta né tantomeno dei cereali, posso inserire un dolcino, quindi magari ecco, il piatto già da solo può essere, può ritornare utile per capire le mie porzioni, quanto devono essere grandi, e il rapporto soprattutto tra i vari alimenti. E per stimare la quantità di olio, un cucchiaino d'olio da spargere sulla mia pietanza. Questo, diciamo, Questo è meglio. questo in America. Oppure il secondo metodo è utilizzare la mano. Qui il dottore Beresirs, inventore della dieta zona, è stato chi, diciamo, ha inventato sostanzialmente questo metodo, il metodo della mano, ovvero le proteine devono essere la quantità di proteine riempire il palmo di una mano, lo spessore, la quantità di vegetali due mani piene, e i cereali quanto un nostro Pugno. pugno, e l'olio quanto un pollice. Quindi voglio dire, ecco, Beh. non abbiamo scusa. Beh, immagino tutti quanti adesso con il Siamo cibo così nelle facili, mani. prendo il piatto con una mano. Comunque, bene o male avete delle unità di misura che sono assolutamente valide. Oppure chiedete al cameriere di pesarvi la pasta e avete risolto. Videolando.it, continuate a seguirci, tante, ancora tante novità per voi.